Andiamo in diretta, cambiamo per un attimo argomento, andiamo in diretta con Atri, in particolare con la nostra Marina Moretti che vedo con degli ospiti perché è tornata alla ribalta della cronaca dopo il sequestro, il successivo dissequestro sul fronte giudiziario, la discarica di Santa Lucia, perché si parla di un possibile ampliamento per una terza vasca in qualche modo e insorgono sia gli ambientalisti che i comitati, ma anche gli amministratori. Marina, ti vedo appunto con alcuni esponenti, intanto dici dove ti trovi e parlaci insomma di questa situazione su cui vogliamo accendere oggi anche noi i riflettori, Marina. Sì, direttore, infatti siamo proprio qui, alle mie spalle c'è la discarica che si dice possa essere ampliata, ma come giustamente hai detto c'è un coro di no a questo ampliamento per varie ragioni, una delle quali lo si vede da quello che mi circonda, il territorio, un territorio straordinariamente importante sotto il profilo naturalistico, perché qui siamo nel cuore dei Calanchi, c'è anche proprio a due passi l'oasi riserva del WWF, quindi un territorio che il comune di Atri vuole invece valorizzare sotto il profilo turistico, naturalistico e anche per esempio con tutti i prodotti enogastronomici che ci sono nella zona, e si punta molto su questo aspetto e sulla cultura, cosa che un ampliamento così importante come quello che verrebbe chiesto per questa discarica consortile in qualche modo precluderebbe. Allora, ci facciamo spiegare dal sindaco cosa c'è che non va, che non vi piace questa richiesta di ampliamento, il sindaco per Giorgio Ferretti. Che non va c'è molto, perché questa è una città che nel corso degli anni ha dato già moltissimo in tema di rifiuti, e un ampliamento di 360.000 metri cubici come quello che si prospetta sarebbe chiaramente per una sciagura in questa città e in questo territorio. Io come sindaco, ma anche gli altri sindaci del comprensorio, diciamo tutti di no, un no assoluto, come abbiamo sempre detto negli ultimi anni, perché questo ampliamento, ripeto, è assolutamente da evitare in questo territorio, in una discarica che ha già dei problemi, certificati. All'assessore Mimma Centurame vorrei che sottolineasse invece un aspetto che mi ha colpito. Tra l'altro, il comune di Atri non conferisce in questa discarica, che pure è sul suo territorio. Sì, effettivamente il comune non conferisce in questa discarica, ma la questione non è tanto questa, perché voglio dire la problematica dei rifiuti è un problema a livello regionale che interessa tutta la regione. La questione è che sul territorio atriano, su questo territorio, anche la regione ha fatto delle scelte diverse, perché a due passi abbiamo l'oasi, la riserva dei Calanchi, e di conseguenza abbiamo un discorso già iniziato di cercare di aiutare le piccole aziende agricole con un'agricoltura sostenibile, con dei prodotti che in qualche maniera caratterizzano il territorio atriano. Quindi mettere qui un terzo invaso, una terza discarica è semplicemente creare ulteriore disagio, ulteriori problemi a una zona che già ha dato abbastanza, e di problemi ce ne sono veramente tanti ancora da risolvere, e da risolvere su una già sulla vecchia discarica aperta negli anni 80, che deve essere ancora completamente messa in sicurezza. Ecco, invece poi a fianco a me c'è Marco Borgatti del WWF, anche a lui vorrei chiedere che tipo di impatto sotto il profilo ambientale potrebbe generare un ampliamento di questo genere. Intanto gli impatti già sappiamo che ci sono. Ricordiamoci che sotto gli invasi che già ci sono, ben due vasche, c'è un fosso, il fosso Portella. Questo fosso porta le acque di lavamento della collina e dei Calanchi verso il fiume Piomba, e sono già state filmate delle fughe di percolato, e già la regione ha certificato evidenti problematiche. Ora il punto è tutto nelle opportunità che ha un territorio. Il comune di Atri, come hanno ben detto il sindaco e l'assessore, ha puntato in questi 10 anni in cui si sono avviati gli iter di questi ampliamenti su una politica culturale di turismo e di ambiente. Ora, ovviamente, andare a creare degli ulteriori danni ambientali su un territorio compromesso che sta puntando su un altro potrebbe creare problemi all'ambiente, e questo lo sappiamo di per certo, ma anche creare dei danni a tutta questa economia virtuosa che è stata creata. Carmine, se non hai domande. Grazie.
No, grazie Marina, volevo soltanto ricordare a te e a tutti i cittadini interessati, ma anche ai nostri telespettatori, che questa sera alle ore 20:40 avremo un ampio servizio, un piccolo reportage su quanto avete realizzato questa mattina. Grazie e buon lavoro.